Buonasera. Incontro in sala Biasintra, sindaco e le associazioni cittadine per decidere come aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. Tra le iniziative proposte una grande cena in piazza Garibaldi, con una lotteria e i musicisti sassolesi in concerto. Lo Sporting Club sta inoltre mettendo a punto un programma di iniziative dedicate. Prima fra tutte la Corri Sporting, il cui ricavato andrà alle vittime del sisma. Si ricorda infine che è sempre aperto il conto corrente istituito dall'Unione dei Comuni. Partiranno domani i lavori di asfaltatura che interesseranno via Indipendenza, un tratto di via Radici in Monte, via Radici in Piano e via Pia, oltre ad alcune strade collinari. L'intervento, molto atteso dai cittadini, avrà un costo di oltre 130.000 euro. La preside dell'Istituto Baggi, Lorella Marchesini, da settembre diventerà dirigente reggente al Barozzi di Modena. Al suo posto, in reggenza, arriverà Alessandra Borghi, che conserva la titolarità dell'Istituto Unico Volta Don Magnani. Passiamo allo sport. Mancano pochi giorni al via del campionato per la primavera del Sassuolo Calcio. Ai nostri microfoni le parole di mister Paolo Mandelli. Una nuova avventura che porta anche verso nuovi traguardi, perché al di là del nuovo campionato, sono usciti i gironi, eccetera, ci sarà anche l'impegno per dei risultati in vista del cambio proprio dei campionati che ci sarà dal 2017-2018. Sì, sicuramente, a prescindere dal fatto che comunque non dobbiamo mai scordarci che il nostro primo obiettivo deve essere quello di far crescere i ragazzi, portarli nella loro piena maturità calcistica, e poi è normale che a livello di squadra si creano degli obiettivi che durante il percorso verranno stabiliti dai ragazzi proprio da loro gli obiettivi che dovranno cercare di raggiungere. Io penso che partiamo da una base solida, sono rimasti quasi tutti i ragazzi dell'anno scorso perché erano tanti 98, perciò abbiamo un gruppo forte che ha la possibilità di lavorare 2 anni di fila insieme con lo stesso allenatore, e di conseguenza vogliamo provare a alzare anche un pochettino l'asticella, ma ripeto, saranno i ragazzi stessi a stabilire gli obiettivi a lungo termine. Alzare l'asticella dopo il buono che è venuto l'anno scorso comincia ad essere impegnativo. A te questo non dispiace? Il gruppo è rimasto compatto, manca qualcosa o per adesso siete già a posto? No, siamo già molto competitivi così. Sappiamo bene che il nostro primo obiettivo adesso sarà quello di migliorare quelli che sono stati i nostri difetti dell'anno scorso e nello stesso tempo cercare di valorizzare ancora di più le nostre abilità e le nostre capacità. Due parole sul girone. È un girone complicato, un po' nuovo, con qualche trasfertina scomoda. E tante squadre che non abbiamo mai incontrato, perciò al di là delle big come Torino, Juve, Empoli e Chievo, che probabilmente vorranno fare la voce grossa, poi ci sono tanti punti di domanda come possono essere Bari, Ascoli, Pescara, e lo scopriremo strada facendo, però ripeto sempre che lo ripeto ai ragazzi che spesso la difficoltà dell'avversario è dettata anche dalla nostra forza. A proposito di ragazzi, qualcuno si è già affacciato all'interno della prima squadra? Sì, di questo siamo molto contenti, che è un po' di anni che comunque ogni anno riusciamo a far esordire qualche ragazzo. Sappiamo bene che il mister della prima squadra, se ha l'occasione e riconosce insomma talento e bravura, non esita a mettere dentro dei ragazzi. L'anno scorso abbiamo avuto Adiapon che ha fatto 2 presenze e speriamo che quest'anno sia la volta buona di qualcun altro. Chiudiamo con abbiamo fatto bene, quindi ricordiamo il piazzamento dell'anno scorso e qual è l'obiettivo di questo? Allora ripeto, sembra retorica, però penso che a lungo termine non ci si debba porre degli obiettivi, perché vorrebbe anche dire porsi dei limiti. L'obiettivo è quello di far sempre meglio, e sarà il percorso che loro riusciranno a fare, quanto saranno in grado di migliorarsi e di far meglio quello che l'anno scorso non abbiamo fatto benissimo, e di far ancora
e di valorizzare ancora di più invece quello che sanno fare, sarà questo insieme di cose qua a stabilire poi quello sarà il nostro obiettivo a lungo termine durante la stagione. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a domani.